Nella Camera di Commercio di Catanzaro, convegno organizzato da BNL Gruppo BNP Paribas sul tema investimenti ed opportunità di finanziamento in agricoltura ed energie rinnovabili. L'iniziativa è stata promossa dalla Camera di Commercio. Negli ultimi anni l'agricoltura ha cambiato pelle, per fortuna devo dire, io essendo la Calabria una terra dedita all'agricoltura, anche con i problemi dell'agricoltura riferiti al sistema imprenditoriale agrario, ma oggi si parlerà delle opportunità che gli imprenditori hanno di sfruttare questi fondi, che sono fondi europei e fondi nazionali, attraverso il sistema bancario che è gestore dei fondi stessi. Devo sottolineare un aspetto che è quello della crescita culturale nel mondo dell'agricoltura, delle imprese dell'agricoltura, che credo sia ad un buon punto rispetto al passato. Non ha raggiunto i massimi livelli gestionali, ma gli imprenditori, soprattutto quelli di nuova generazione, sanno molto meglio cosa fare della loro azienda e quali siano o debbano essere gli obiettivi del futuro dell'azienda stessa. Sistema regionale, sistema delle imprese, sistema bancario, per capire quali sono gli strumenti più idonei da mettere a disposizione degli imprenditori per poter cofinanziare gli interventi in agricoltura, perché è importantissimo questo aspetto, perché il PSR, al pari degli altri fondi, non finanzia, diciamo, il 100% degli interventi, quindi c'è una necessità che l'imprenditore agricolo metta a disposizione altre somme proprie e quindi ha necessità, come dire, di ricorrere al sistema bancario. Il sistema bancario che, come dire, deve mettere in campo nuovi strumenti di ingegneria finanziaria in modo tale che, come dire, ci possa essere un'attrattività di questi strumenti. Noi nella vecchia periodo di programmazione come PSR abbiamo creato, diciamo, un fondo di garanzia che ha funzionato poco e dobbiamo partire dalla difficoltà che quel fondo ha avuto per insieme disegnare insieme al sistema bancario e insieme agli enti camerali nuovi strumenti in grado di far fronte alle esigenze degli imprenditori. Sì, noi oggi abbiamo deciso di organizzare insieme alle istituzioni qua della Camera di Commercio questo incontro, più che altro per portare un messaggio importante, quello dell'informazione. Ci rendiamo conto che oggi anche nel settore dell'agricoltura manca questo riferimento, cioè quello di informare anche i giovani imprenditori che esiste un nuovo modo di ricorso al credito, che esiste la possibilità di poter fare, intraprendere un percorso a livello imprenditoriale che finalmente può essere condiviso con gli istituti di credito.